Esatto ragazzi, il decespugliatore non fa corrente. Abbiamo fatto tutta la manutenzione che dovevamo fare, membrane, primer, valvoline, controllo valvole, regolazione valvole. Abbiamo fatto tutto, ma non c'è corrente, per cui non può partire. Ordiniamo la bobina e ci vediamo tra 3 giorni. 3 days later. È arrivata la bobina nuova, ora la andiamo ad installare su MK. Qui la copertura dà fastidio, quindi dobbiamo smontarla tutta e portare indietro questo. Per cambiare la bobina su UMK 435 seconda versione, ragazzi, non ci si passa con la chiave esattamente lì perché c'è la copertura, ok? Per fare un bel lavoro e tirare in modo perfetto la vite conviene togliere la copertura. Per togliere la copertura ci sono le viti laterali 4 e dobbiamo spostare avanti tutta la manetta qua, tutto il gruppo manetta. Per fare questo basta agire su questa vite e su questa vite, e vi ricordo di avere prima staccato l'acceleratore e i cavi di spegnimento. A questo punto portiamo avanti il gancio, l'attacco gancio, sempre Torx T25. Ho allentato questa vite e questa vite qua, e così adesso possiamo andare avanti e spostare tutto. Ok, quindi siete belli liberi. Nel caso in cui dovete fare anche la frizione, le viti sono queste e sono 4. Ora possiamo andare a lavorare sulla bobina. Quindi togliamo la bobina, brugola da 3. Anche per la vite sotto brugola da 3 e la bobina a questo punto verrà via. Il supportino qui potete lasciarlo su, se si rompe lo dovete cambiare, si può sempre sostituire. Ed ora montiamo la bobina nuova. Prepariamoci lo spessore che deve andare esattamente tra la bobina e il volano, perché lo spessore vi darà la distanza tra bobina e volano. Da un semplice pacchettino di candela tagliate una strisciolina di carta e questo sarà il vostro spessore. Ecco qui lo spessore e andiamo sul volano. Lo inseriamo così. Appoggiate la bobina. Allineate i fori della bobina ai fori del gruppo cilindro dove andrà fissata e mettete le viti. Perfetto, una volta strette le viti togliamo il foglietto qui. Per toglierlo o tirate, come in questo caso, guardate, piano piano, oppure fate ruotare il volano. Ma basta semplicemente sfilarlo. Ora posizionate il volano sotto la bobina e fate la misura con lo spessimetro. Esattamente così. Eseguiamo subito un controllo scintilla. La scintilla viene e anche in modo perfetto. Guardate quanta corrente fa. Perfetto. Ed ora facciamo il rimontaggio, quindi l'operazione contraria. Ed ecco qui il collegamento fatto. Ho ricollegato tutto. Collegata, candela montata. Ragazzi, il cavo, per quanti non lo sanno, il cavo di spegnimento va incastrato su questa piastra qui. C'è un canaletto apposta, va incastrato, altrimenti quando montate la capotina vi resta la capotina alta. Se il filo non è dentro la sua sede vi resta la capotina un po' alta. Io ho rimontato tutto, ora monto la capotina e lo mettiamo in moto. Per mettere in moto GX35, ragazzi, facciamo un riepilogo. Interruttore indietro su 1, altrimenti così è spento, quindi indietro. Chiudiamo l'aria, quindi questa aria qui deve essere chiusa, quindi leva in su. Primer, il primer deve caricare e dovete vedere la benzina che fa il bypass e che rientra nel serbatoio. Ora tirate 3 volte la corda, una volta in moto abbassate l'aria, tirate e il motore andrà in moto. Uh.
Se non vi resti in moto, alzate un po' il minimo, perché poi prima avevamo fatto le membrane e avevo smontato tutto. Funziona, andiamo fuori e lo proviamo, così lo riscaldiamo anche un po'. Perfetto ragazzi, lo provo a rimettere in moto. Ok, a puntata finita ragazzi, abbiamo finito anche questa puntata dove abbiamo completamente riparato questa macchina. Abbiamo cambiato praticamente la bobina, eccola qua, e tutte le parti in gomma, i tubi e il pescaggio. Era completamente tutto secco ed era completamente da revisionare. I carburatori Valbro rispondono veramente bene alla manutenzione ordinaria e straordinaria e quindi, ragazzi, se fate una buona manutenzione, ritorna a funzionare tutto come prima. Facciamo i saluti finali da Rig Type. È tutto. Presto ragazzi, alla prossima puntata. Ciao. Se avete domande, scrivetemelo nei commenti e io vi rispondo. A presto.